Cin cin bum bum. E rieccomi qua dopo che cosa? 2 mesi di assenza. Vai Isaac, che ti sei riposato troppo. Si è fatto 2 mesi di vacanze e non credere che siano stipendiate. Isaac, sento l'aria contaminata persino da qui. Avrai Si scorreggiato. diffonde più velocemente del previsto. Sto cercando di isolarla, ma non servirà a molto. Dobbiamo buttare quella cosa fuori dalla nave. I reagenti che ti servono sono nel laboratorio chimico. Ti aprirò la porta una volta che sarai arrivato là. Me l'aprirei a distanza, Puoi ovviamente. ostacolare il disegno di Dio, l'ordine naturale. Sei cieco come gli altri. Sparare balle. È vero che porto gli occhiali, ma. Sembra che abbiano riprogrammato le serrature di questo ponte di recente. Pare che dopo tutto qui non siamo soli. Qualcuno vuole tenerti alla larga da questa zona della nave. Sarà quel tizio lì strano. Che sembrava che mentre parlava si stava maneggiando. Sembrava. Sei cieco come tutti. Sti cazzi. Cieco. Sono orbo, non cieco. Non per niente porto gli occhiali. Forse Isaac però è cieco, sì. Se ci pensi. Cioè. Alla fin fine. Con tutte quelle luci negli occhi ci credo che non ci vede bene, Feschi. Pezzenti. Ok, poi. Azione, accendete le luci. Cavolo, si vede che sono 2 mesi che non prendo in mano sto gioco. Sono storto. Mamma mia. Cavolo. Devo rimaneggiare. Com'è che si fa a combattere, cavolo. Pestaggio. Pestaggio. Corsa. Cinesi. Energia. Oh mio amico, stai dormendo. Sveglia! Non sai che chi dorme non piglia pesci. Anzi, chi dorme perde arti. Toh! E tu sei la classica dimostrazione. Comunque, vedo là in fondo un coso schifoso, quindi io adesso mi faccio furbo. Tieni il petardo. Sarebbe piaciuto, eh. Bello, anche morto. Non mi ha dato niente. Boh, maledetto pezzente. Sono qui, tu sei là, sfigato. Mi è piaciuto, eh? Dai, vieni qua. Sei vicino alla postazione chimica. Presi i reagenti, avrai bisogno anche di un campione di DNA del tessuto alieno. Vedrò di trovarne uno nei registri. E cercare di utile una volta tanto. Che Isaac si sarà fatto anche 2 mesetti di ferie, ma neanche te e l'altro tizio scherzate.
Anzi, no, voi due siete ancora peggio. Registro personale, dottor Challus Mercer. Ora ho un soggetto vivente da studiare. Sono ansioso di verificare la teoria sulla rigenerazione. Il contenimento iniziale è stato problematico, ma ora il paziente è tranquillo. Si fida di me, dottor Crane. Ha messo la sua vita nelle mie mani. Si sente. È consapevole del suo ruolo in tutto questo. Comprende ciò che faccio. La fronte è stata preparata e disegnata. Ora sto tentando di creare un varco per inserire il campione di tessuto dentro. Povero cazzo. Sto qua col trapano, cavolo. Mamma mia. Che gente pazza che c'è in giro. Più pazza di me. Cos'è questo? Soldi. Questo è? Campo di forza. Come se mi servisse a qualcosa. Elaborazione richiesta. Attendere. Ah, il flaconcino del tè. Qualcosa da bere. Antigenico completato. Che cosa rimuovere fa? La capsula. La tua lotta per sopravvivere è ammirevole. Invidioso? Cosa? Come osi? Continui a tentare. Ti flash, oh. Che la nostra specie possa avere qualche speranza. Diventa cieco. Soltanto io posso vedere che noi siamo morti molto tempo fa. No, tra un po' diventerai cieco, non vedrai niente. Non abbiamo ancora accettato. Smetti di fuggire, di lottare. Il nostro futuro, il tuo futuro. Se ti becco, cazzo. La nostra razza finiscono qui. Pezzetta. Lascia che ti presenti al figlio dell'umanità, colui che ci sostituirà. Sti cazzi. Il nostro capolavoro. Tuo, magari. Ma non mi sostituisce nessuno finché non divento padrone del mondo. Eh? Oddio. Ma questo è. Un pollo! Cazzo. Fanculo. Va? Che non me ne ero accorto. Apri. Scappa. C'è qualcuno? Rispondete! Forza, Isaac! Kendra, c'è qualcuno? Hammond! No. Dove diavolo eri finito? Ho raggiunto l'idroponica. Qui è un disastro. Tutto distrutto. Respiro a fatica. Le allucinazioni, se chissà cosa hai preso giù. Sta ruttando. Sta digerendo ciò che ha mangiato prima di me. Ora devi trovare un campione di DNA della materia organica. Secondo i registri c'è un campione inerte in terapia intensiva. Un certo dottor Mercer lo stava studiando, a quanto pare. Sto cercando di contattare Hammond, ma ricevo solo disturbi in risposta. Devi fare in fretta, Isaac. Devi fare in fretta? Ma con calma, scusami, eh. Ognuno ha i suoi tempi, dato che sono io che sto rischiando il culo e non te. E tu stai lì a giocare a briscola sul computer. O a pinball, come facevo io alle medie. Quindi non mi rompere troppo i maroni. Capito? Anzi, aspetta un attimo. No, perché sono senza scorte di cura qua. Quel pezzente mi rischia di ammazzarmi. Oh, ma non c'ho qua niente, feschi. Prima ruttava, adesso mi sa che ha il mal di pancia. Può mangiare porcherie. Dai, apriti sesamo. Te allora? Ancora. La persistenza mi sorprende.
Sono figo, eh? Senza mai darti per vinto, fino all'ultimo respiro. Ti aggrappi a ciò che un tempo era il tuo mondo. Ti flasho. Però appartieni ai figli. Cazzo, sei brutto, però. Sii lieto di sapere che la tua morte porterà alla loro nascita. Oh, flashati, oh. Ascolta. E torbo anche te. Riesci a sentire? Arriva. E arriva. Di le tue preghiere. No. Flashati, oh. Lo sento, sta soffrendo per il mal di pancia, c'ha il cagotto. E qua non ci sono i cessi, come ho detto nei video precedenti. Per una questione come lui, i cessi che ci sono qua sono piccolissimi, cavolo.